Tifosi biancocelesti, buon anno e ben ritrovati con Entella Time, notiziario per non perdersi nulla di tutto ciò che accade nel mondo Entella. Oggi 2 gennaio, primo allenamento del 2023 dei biancocelesti, sono ritrovati allo stadio comunale di Chiavari, doppia seduta agli ordini del tecnico Gennaro Volpe. Scatta il mercato e l'Entella piazza il primo colpo della sessione invernale, ufficializzato l'acquisto di Sia Tunis che arriva a titolo definitivo dal Monza per il centrocampista greco classe 2002, una bella possibilità dopo che l'anno scorso ha giocato due partite con la maglia dei Brianzoli, con cui ha conquistato la Serie A, un centrocampista molto duttile che ha giocato sia da play che da mezzala, anche da difensore centrale all'occorrenza, cresciuto nel giovanile del Panathinaikos, poi è arrivato in Italia giocando con le maglie della Sampdoria del Monza. Andiamo a sentire un estratto delle sue dichiarazioni. Sono molto contento di essere a Chiavari e avere la possibilità di giocare per l'Entella. È passato un periodo difficile al Monza e spero adesso di ritrovarmi la mia continuità giocando le partite ufficiali e dal campo dare il massimo a una società molto importante e una squadra molto molto forte e competitiva per il campionato di Serie C e spero di ritrovarmi la mia continuità e tirare fuori tutto il mio massimo per il meglio della squadra. E in realtà parlando con tutti i ragazzi del Monza conoscevano come piazza l'Entella. È vero che ho preso da tanti tra virgolette l'ok per l'Entella, ma non solo giocatori che hanno giocato qua, ma in generale tanti giocatori mi hanno detto: Anto, hai fatto la scelta giusta e vai a una piazza importante per la Serie C. Queste le prime parole di Sia Tunis dal nuovo giocatore dell'Entella. L'intervista completa la potete trovare sui nostri canali social e sul canale YouTube Entella Tube. Entella Time invece torna domani puntuale alle ore 19.